Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Prima, se mi permetti, vorrei rispondere e aiutare l'imam di Roma a risolvere il problema per la sua gente. Basterebbe una parola sola. Basterebbe che, oltre a condannare l'attacco di Israele verso Gaza, dicesse almeno una parola, una, o forse qualcuna di più, contro il fondamentalismo che ha provocato quello che ha provocato nei confronti degli israeliani nella giornata di sabato di 15 giorni, due settimane fa. Cioè, l'orrore che è stato compiuto urlando alla Ahba, cioè richiamando Allah, deve essere anche condannato. Certo. Perché finché non verrà condannato, continueranno a credere che possa essere giusto, a nome di Allah, a trucidare innocenti che non hanno fatto nulla. Finché lei come imam non lo condanna, non lo smetteranno, sarà un problema anche per lei nella sua moschea. Già. Sentiamolo. Prego. Giusto? Vada. Flash, vada, prego. C'è una condanna. Sì, ma guarda, normalmente qualsiasi azione di aggregazioni viene condannato senza se, senza ma. Ma come condanniamo tutti questi atti, azioni di aggregazione, diciamo di aggressioni, condanniamo anche del bombardamento di questi cittadini, questi civili, di questi bambini, queste donne. Il bombardamento è venuto dopo. Il bombardamento è venuto di qualsiasi, risposta, qualsiasi bombardamento contro il civile. No, però scusi, questo, qualsiasi imam, un bombardamento contro imam, il civile, questo Manuela viene condannato. Adviri, guardi, ma scusi, senza, guarda, forse lei non conosce la biografia di Manuela sì. Adviri. Manuela Adviri non solo ha perso un figlio in una delle guerre che hanno visto coinvolto Israele, ma è una donna che da 30 anni è impegnata con i movimenti. È una donna che è impegnata, forse non conosce la sua biografia, da più di 30 anni in un pacifismo che non è solo militante di manifestazioni, ma concreto, ha contestato i governi. Cioè, se una persona come Manuela Adviri le dice che qui c'è un problema legato al terrorismo islamico, lei che ha perso un figlio, che era militare in Israele, che è una delle prime che ha contestato Netanyahu, beh, vuol dire che lì lo scenario sta cambiando completamente. Io le chiedo solo di dire che loro il non Hamas e il terrorismo del Hamas sì, non lo accettiamo, perché se lei lo accetta un giorno o l'altro cadrà anche su di lei, su tutti i musulmani del mondo. Questo non è l'Islam. Questo io conosco amici di Gaza o amici anche sì. musulmani. Questo non è la vera religione, lo dovete dire. Altrimenti continueranno e ricadrà su tutti i musulmani, sui palestinesi stessi, ma non lo capisce, ha paura, allora ha paura a dirlo? Allora, pubblicità, ci fermiamo, e sta per arrivare in studio con noi Giovanni Flo.